Bene, ci troviamo qua in questo viaggio sui luoghi dell'amministrazione socialista zanardiana. Siamo qui davanti alle scuole Fortuzzi, che sono state definite da Zanardi un audace esperimento scolastico. Pane Alfabeto era il programma elettorale con cui Zanardi venne eletto sindaco nei primi anni del Novecento. Siamo con la professoressa Mirella D'Ascenzo, che è docente universitaria di storia dell'educazione dell'università, che è una grande conoscitrice dei provvedimenti e fatti dall'assessore Longhena. Prego Mirella. Io ringrazio di questa opportunità e confesso anche l'emozione di trovarmi in questo luogo e con questo scenario dietro delle scuole Fortuzzi. Scuole Fortuzzi che furono inaugurate dall'amministrazione socialista di Francesco Zanardi e dall'assessore Mario Longhena il 22 luglio del 1917. E nel discorso inaugurale, appunto, Zanardi le definì un audace esperimento socialista di innovazione, mirando a distaccarsi dalle altre scuole all'aperto che in Italia erano sorte anche all'estero, dove semplicemente trasferivano fuori nell'ambiente, nella natura, le pratiche, le modalità della scuola tradizionale, quella sostanzialmente indoor. Qui invece si intendeva proprio fare qualcosa di nuovo, di diverso. E rientravano all'interno di una politica per l'istruzione, l'educazione molto più ampia, delineata anche nel programma elettorale poco fa ricordato, e furono intitolati a Fernando Fortuzzi. Anche questa fu una scelta emblematica, non quindi intitolate a un grande esponente della letteratura, della politica cittadino nazionale, ma a un operaio morto in guerra da poco, ma che era membro del Consiglio Comunale Socialista. Quindi un'intitolazione molto simbolica che raccontava anche di un'utenza particolare verso cui l'amministrazione di Zanardi aveva particolare attenzione, quella cioè dei bambini gracili, malaticci, predisposti alla tubercolosi, che abitavano anche la nostra città e vivevano in abitazioni malsane, senza luce, in camere e stanze sovraffollate, che quindi frequentavano poco la scuola e che quindi spesso, quando la frequentavano, erano anche poi respinti da questa scuola. Quindi un'attenzione particolare dell'amministrazione, che si inseriva in un movimento internazionale e nazionale delle scuole all'aperto, ben noto anche peraltro a Longhena, e questa scuola si caratterizzò per l'innovazione delle pratiche educative. Pratiche che erano di tipo igienico, medico, perché comunque l'utenza era particolare, e anche di tipo propriamente didattico, su cui mi soffermerei dopo. Le pratiche medico-igieniche erano legate alla superalimentazione, quindi questi bambini potevano mangiare la refezione, altra grande battaglia della giunta Zanardi, la colazione, il pranzo e anche la merenda al pomeriggio. Quindi era una scuola che durava dal mattino al pomeriggio, quasi anticipando per certi aspetti, anche se improprio, però un tempo lungo, ecco, un tempo più disteso di apprendimento. Ed inoltre, oltre alla superalimentazione, anche la ginnastica medica con degli specialisti e la ginnastica libera, la possibilità di arrampicarsi sugli alberi, tutte attività che servivano a irrobustire il corpo. Insieme alla elioterapia, cioè la cura del sole sui prati, seduti sul prato e coperti da una copertina di lana, tutto il materiale era fornito dall'amministrazione di Zanardi, come testimoniano le carte anche raccolte e presenti nell'archivio storico del Comune di Bologna. Pratiche igieniche quindi, ma anche pratiche didattiche, che erano tutte ispirate da un principio metodologico comune, quello di abituare all'osservazione, al metodo dell'indagine, al ragionamento e quindi sostanzialmente al metodo scientifico.
che era applicato su tutte le materie, le discipline scolastiche di allora, che erano quelle dei programmi didattici nazionali, mediati poi dal Comune di Bologna, che ha sempre avuto questa sua caratteristica di adeguare a livello locale i programmi didattici nazionali nella scuola italiana, almeno fino al 1933. Ma sostanzialmente era il metodo che cambiava e quindi aritmetica e geometria fatta fuori, nell'ambiente esterno, nel giardino, appunto, nel giardino della scuola. E anche la storia, la geografia erano svolte con le uscite sul territorio, quindi le uscite fuori dalla scuola e a visitare i monumenti, la Pinacoteca e tutte quelle risorse che il territorio socioculturale di Bologna loro offriva e anche addirittura viaggi di istruzione. Il giornalino delle scuole all'aperto, pubblicato tra 21 e 24, quindi in anni successivi all'amministrazione di Zanardi, ma che era gestito, tenuto dalle stesse maestre scelte da Longhena, di cui parlerò a breve per le scuole all'aperto Fortuzzi, ci racconta di viaggi di istruzione di più e più giorni, quindi con un'organizzazione attenta dell'amministrazione comunale. Pensando ai tempi che erano, e questo devo dire che a quanto mi risulta è un dato anche peculiare di questa scuola all'aperto bolognese, che non mi risulta essere presente in altre realtà italiane e anche internazionali. Quindi aritmetica e geometria, storia e geografia sul campo, ovviamente anche le scienze. La botanica con le piante, gli animali da vedere, osservare, studiare, ma anche la zoologia, gli insetti e anche con gli animali che erano presenti in questa scuola Fortuzzi. E quindi le capre, le pecore, il cane donato da Longhena alla scuola, i colombi e addirittura anche le api, l'apiario che fu donato da una straordinaria figura, il medico Laura Cantalamessa Montanari, che era il medico incaricato dal comune per vigilare sulla salute dei bambini delle scuole all'aperto e anche delle colonie scolastiche che il comune di Bologna fece sorgere, ad esempio quella di Casaglia. Quindi tutte le discipline scolastiche, dette anche materie, erano organizzate all'aperto fuori e addirittura anni dopo Longhena scrisse che nel periodo in cui era stato lui assessore, solo una giornata fu trascorsa fuori e dentro le aule, tutte le altre fuori. I bambini, anche quando era brutto tempo, con le loro mantelline e le loro scarpe date appunto dal comune, facevano didattica fuori e questo ce lo raccontano anche le fotografie dell'epoca. Un album fotografico straordinario del 1919 racconta proprio, ci descrive queste pratiche dei bambini appunto che leggevano i libri della biblioteca fuori sul prato, praticavano la cura del sole, quindi distesi sul prato, facevano anche le lezioni di disegno dal vero, seduti su delle seggioline ai tavolini trasportabili e quindi cercavano tutti i giorni il luogo adatto. E un'altra immagine bellissima di questi bambini delle scuole all'aperto Fortuzzi nel 19, disposti a semicerchio, seduti intorno al banco, con la maestra spostata, e questa disposizione a semicerchio ci racconta, incrociata anche con altre fonti d'archivio, eccetera, di una impostazione anche pedagogica diversa, innovativa, audace, quella legata cioè all'autogoverno, alla responsabilità individuale col sistema anche degli incarichi, addirittura della elettività degli incarichi, un elemento anche di democrazia già allora e anche della cooperazione, che era una delle chiavi proprio principali di questo lavoro all'interno delle scuole Fortuzzi. E un ultimo elemento, queste maestre straordinarie che furono scelte da Longhena, evidentemente per la loro preparazione particolare, e quindi la caposcuola Argia Mingarelli, che aveva 40 anni quando accettò questo incarico, quindi non era neanche giovanissima ma evidentemente molto motivata, e poi Maria Chiara Serra, che fu anche direttrice delle scuole all'aperto di Bologna nel secondo dopoguerra, e Maria Margherita Gaspari, che accompagnò Longhena anche e Zanardi nella straordinaria esperienza dei bambini di Vienna. Abbiamo questa foto bellissima della visita del re Vittorio Emanuele nel 1918, dove
appunto compare Zanardi, il re e appunto Longhena, ed è una foto veramente incantevole anche per la postura delle persone e come l'attenzione al luogo in cui siamo viene esplicitata in questa foto. Ma so che c'è stata anche un'attenzione internazionale rispetto alle metodologie didattiche di questa scuola. Sì. Sì, perché nel giornalino della scuola all'aperto, nella pagina della corrispondenza, compaiono alcuni elementi, alcune lettere, che ci raccontano di una corrispondenza fra le maestre della scuola all'aperto e i bambini con delle personalità statunitensi, delle donne in particolare, che evidentemente erano state in visita qua. Allo stato attuale delle ricerche non è chiaro quale fosse, chi fossero, cioè il nome e cognome esiste, ma non sono riusciti a ricostruire da dove venissero e quali fossero, diciamo così, le competenze specifiche. Però questo ci racconta due elementi: la dimensione internazionale della scuola all'aperto Fortuzzi e delle altre scuole italiane, e la seconda, la pratica della corrispondenza interscolastica, perché queste scuole erano in corrispondenza con altre scuole all'aperto italiane, ad esempio quelle di Roma, ma anche quelle di Milano, e in corrispondenza anche con i bambini delle scuole di Bologna, che nei loro testi raccontano di quanto avrebbero voluto essere alunni qua.